puntata L'Umbria Verde di Giada News verrà trasmessa sul canale YouTube senza le varie musiche per problemi di copyright. Ricordiamo inoltre che la trasmissione andrà in onda su TRG Teleradio Gubbio la domenica alle ore 10, il lunedì alle ore 22 su canale 11 e il martedì alle ore 15 su canale 111 del Digitale Terrestre. Grazie! La tradizione rurale, un salvadanaio creato dai nostri padri, affinché si tramandasse la cultura, il talento e l'amore per la nostra regione Umbria. Rischia di rompersi davanti ad una cultura metropolitana che immagina l'uomo chiuso in riserve mediatiche e consumistiche. Ma sei sicuro che questo è ciò che vuoi? Pensaci, ci dibattiamo ogni giorno con mezzi a disposizione per difendere un patrimonio di sapori e valori, cercando di lasciare qualcosa di sano e morale ai nostri figli, come hanno fatto i nostri padri. La caccia, se la conosci, la rispetti. Federcaccia Umbra, via Sette Valli, numero 133, Perugia, telefono 075 505 69 62, zona Fiori, numero 3, Terni, telefono 0744 40 71 38. Federcaccia Umbra vi aspetta. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo in un bellissimo comune, siamo a Piegaro, presso l'agriturismo La Crocicchia. Sono immersa nel verde delle colline della nostra amatissima e bellissima regione Umbria. Oggi perché siamo a Piegaro? Perché oggi ci sarà una giornata importante in una bellissima riserva e sarà proprio il nostro amico Giancarlo Tosti a spiegarci la giornata di oggi. Giancarlo, allora, siamo pronti per uccidere il re, ok? E niente, come imposterete la giornata? Allora, innanzitutto siamo partiti qui da Perugia all'alba, siamo arrivati qui a Piegaro, come diceva Giada, in un bellissimo posto del nostro amico Claudio Veschini, proprietario Galletti di Ponte Valle Ceppi. La giornata è molto semplice, siamo arrivati e adesso facciamo un piccolo spuntino, ci ritroviamo, facciamo il solito rito, che è quello di delle raccomandazioni per via della cacciata, essendo una caccia un po' particolare rispetto alle altre, per cui tutti sapranno dove sono le poste. Perfetto. Saranno tutti vicino, con le varie raccomandazioni di sparare al selvatico con la massima sicurezza. Benissimo. Giancarlo, la sicurezza e le direttive che lei darà comunque sia ai suoi, diciamo, ai suoi amici di squadra? Allora, la sicurezza è quella di sparare fronte e retro, perfetto, chiaramente per non creare nessun problema. Benissimo. Oltre a questo, tutti gli animali che verranno abbattuti
al momento verranno riferiti al capocaccia, un modo da regolarsi un attimino e se c'è qualche altra difficoltà ci sarà un responsabile che in questo caso faccio io e tutti quanti mi daranno le loro posizioni Perfetto. e chiaramente gli animali che verranno abbattuti. Benissimo, ora andremo a fare qualche intervista in mezzo ai tuoi amici della squadra, va bene? Benissimo, bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo! In mia compagnia ho preso i due giovani della squadra dei cinghialisti. Ok, ho con me Simone e Jacopo. Allora, Simone, perché ti sei appassionato e avvicinato all'attività venatoria? Ma è una passione che viene dalla famiglia, che ce l'ho da piccolo e dopo è proseguita con l'andare del tempo. E anche i miei amici, siccome frequentano tutti l'attività venatoria, siamo tutti insieme via. Anche alla sera quando usciamo, ci raccontiamo tutto il giorno, com'è andata, le padelle, soprattutto i morti, però alla fine è tutto un divertimento che ci diverte tutto l'anno, insomma. Benissimo, Jacopo invece. Allora, gli amici, no? Che cosa pensano di questa attività venatoria e che cosa pensano che tu sei all'interno dell'attività venatoria? Chiaramente l'attività venatoria non viene vista più come una volta, adesso è un po' controcorrente, i ragazzi non la vedono più come un divertimento, come un gioco, ma molto spesso viene scansata, però certo chiaramente trovi amici anche all'interno, trovi ragazzi che hanno la tua stessa età oppure vicino che ti riesce a divertire e comunque... pensano che Pensano che comunque sia. sia un divertimento, uno sport, una passione. Benissimo, allora possiamo fare solamente un grande in bocca al lupo a questi giovani ragazzi, a Simone e a Jacopo, grazie mille. Come in tutte le cose, come in tutte le squadre, c'è sempre un individuo, una persona che arriva da lontano per venire nella nostra bellissima regione Umbria. Molto lontano. Molto lontano, ok? Quindi ho il nostro amico Tito che viene da Latina. Tito, come mai da Latina qua in Umbria a abbattere il cinghiale, il re? Beh, è una storia molto lunga, Perfetto. cercherò di abbreviarla il più possibile. Nel Ok. 1999 ho conosciuto Giancarlo Tosti insieme a Gualtiero Casciari tramite un cliente che veniva da noi in ufficio e mi ha indirizzato presso questi amici perché c'era una grossa presenza di cinghiale e quindi c'era la possibilità di divertirsi molto. E dal 1999 fino al 2017, fino a quest'anno, io sono venuto tutti gli anni, tutti i sabati e domenica in Bene. Umbria e ho goduto di questa caccia al cinghiale che è fatta molto molto bene in Umbria. Benissimo, Tito, quindi io sono felice di averti conosciuto, grazie della tua presenza, di questa bellissima giornata. Grazie, grazie, ci divertiremo molto. Moltissimo, Grazie. grazie ancora. Prego. Non poteva mancare l'amico, il grande amico Rolando Mattioli. Diciamo che Rolando è una grande colonna portante della nostra regione Umbria, ma soprattutto un grande canaro, il migliore di tutta Italia. Quindi io vorrei che tu, Rolando, mi spiegassi la tua esperienza venatoria e i tuoi, comunque, sia le razze dei tuoi cani. Ma in genere ho avuto sempre segugi italiani, anche se ho provato molte razze, ma diciamo per la caccia di oggi credo che sia la miglior razza attualmente. Ma sono contento di essere qui perché siamo tornati alle origini, dove è veramente cominciata la caccia al cinghiale. Ma proprio al di là della strada sono state fatte le prime battute dal 62 e poi tutto qui intorno. Sono luoghi che sono veramente, ho dei ricordi bellissimi. Che devo dire? La tua esperienza ad oggi sull'attività venatoria. Io penso che tu hai fatto molta strada anche parlando del tuo libro, il libro dell'insoglio, vero? Sì, beh, devo dire che oggi sono veramente un po' scontento dell'andamento che vanno le cose della caccia al cinghiale, di tornare a caccia, per esempio, in questi momenti a gennaio, quando è un momento molto delicato per gli animali. Questo non mi sembra giusto. Ora vanno a caccia per i numeri. I numeri
gli dico: ah, questo non mi piace, non mi piace queste cose qui, e ora lavoreremo insieme al nostro coordinamento di sistemare e approvare definitivamente questo regolamento sulla caccia al cinghiale. Benissimo Rolando, avremo un anno davanti, un 2018, dove porteranno modifiche sicuramente e buone novità. Grazie, grazie tanto, grazie.
Mi raccomando ragazzi, zitti alle poste che gli animali sono tutti scannati, eh! C'è il cane, c'è il cane. Bussa Michael, dai! Ce n'era solo un davanti. Dove è quello?
grosso. Vedi quello è grosso. Ma poi c'è davanti. No, questo è un casino quello. Sì. No, ma che fanno il fratello all'estremo. Con tutti questi fucili dopo mi viene da matto. La CNC Hunting SRL vende attraverso i propri rivenditori autorizzati i prodotti per l'utilizzo venatorio. Il collare GPS tracker, pensato per i cacciatori che vogliono vivere la migliore esperienza di caccia. Si possono vedere i cani muoversi fra gli alberi, i campi e i sentieri. Si può vedere la distanza e la direzione. In più, si può sentire perfino l'intensità dell'abbaglio. Puoi controllare tutto dal proprio smartphone, il segnale non teme ostacoli naturali e si vede in diretta se il cane dà voce. Tracker G400 FI, il collare GPS. Il corpetto antizanna protettivo per cani da cinghiale, interamente realizzato in tiwaron gommato e aramidico, strutturati in vari strati, in funzione dell'anatomia del cane e delle esigenze di tenuta. I materiali utilizzati sono certificati idrorepellenti, dotati di elevata resistenza alla perforazione, agli strappi e alle abrasioni. Lascia il cane libero di respirare e consente un movimento agevole del collo durante le fasi di seguita. L'area protetta coinvolge tutta la cassa toracica fino ad arrivare alla zona dell'inguine. Il rivestimento del corpetto è in cordura di colore arancione per aumentare la visibilità e quindi facilitare l'avvistamento dell'ausiliare. La CNC Hunting SRL, distributore all'ingrosso di articoli per la caccia, il tiro e l'outdoor, si trova a Frazione Zomici numero 27 a Valfabbrica, Perugia, telefono 339 302 22 31. La CNC Hunting SRL vi aspetta. Amici carissimi, non poteva non mancare il padrone di casa, il padrone dell'agriturismo e della riserva, Claudio Meschini. Claudio, grazie per averci ospitato nella tua bellissima dimora. Parliamo un attimo della riserva, di tutto quello che comunque sia ne concerne e è il contorno di questa gran bellezza. Ma questa è un'azienda rinata 2 o 3 anni fa, dopo che abbiamo presa in gestione, l'abbiamo presa, per cui stiamo rinnovando dagli appartamenti, dall'agriturismo, dall'azienda agrituristica venatoria, e per cui ancora stiamo lavorando su questo. L'azienda è molto bella, adesso abbiamo questi recinti dei cinghiali, facciamo queste battute, faremo quelle dei fagiani, faremo tutto quello che concerne l'attività venatoria, per cui gli anni a venire sarà al top come agriturismo e come azienda agrituristica. Benissimo Claudio, in bocca al lupo per questa tua nuova iniziativa e grazie ancora per la giornata di oggi. Grazie a voi di essere venuti qui e di aver conosciuto la nostra azienda. Mi auguro che in futuro ci sarà un proseguo di tutte queste battute e di queste iniziative. Benissimo, grazie ancora Claudio. Grazie a voi, grazie a voi. Esperienza fantastica presso l'azienda agrituristico-venatoria La Crocicchia, San Giovanni dell'Eremo. Caccia affascinante, paesaggi mozzafiato nel bel comune di Piegaro. Incastonato nella splendida cornice umbra tra le accoglienti e verdi colline, ma vicino a paesi ricchi di arte e di storia, nasce l'agriturismo La Crocicchia. La Crocicchia San Giovanni dell'Eremo si trova a Piegaro in provincia di Perugia. È una location di rara bellezza, ideale per celebrare gli eventi più importanti. La location dispone di ampi spazi sia interni che esterni. Potrete degustare un menù ricco di piatti sfiziosi tipici della tradizione locale. L'agriturismo La Crocicchia vi aspetta a Vocabolo Crocicchia, Piegaro Perugia, telefono 346 49 98 992.
Il centro estetico Progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione, temporanea e definitiva, e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351. Amici carissimi dell'Umbria Vere di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso San Marco Perugia, presso la tabaccheria Lo Zodiaco, e in mia compagnia ho l'amico di tutti, Enrico. Ciao a tutti. Benissimo, ciao Enrico, ben trovato. Ora spieghiamo ai nostri telespettatori perché devono assolutamente venirti a trovare. Ma dai, intanto siamo simpatici, veloci e bravi. Tutti ragazzi giovani, abbiamo un vastissimo assortimento di tabacchi, sigarette, trinciati per pipa e anche grande assortimento di sigari, anche cubani, molto interessanti. Per cui, oltre a tutti i giochi, articoli da regalo, prodotti specifici per i fumatori, quindi dalla pelletteria a tutto quello che è necessario per l'articolo, diciamo, da accessorio, noi siamo qui e vi aspettiamo. Enrico, ricordiamo ai nostri telespettatori che presso la tua tabaccheria possono fare anche tutte le ricariche, vero? Oltre le ricariche online, anche quelle a schedina ricaricabili, e poi noi fungiamo anche da ufficio postale, per cui pagamento di tutti i bollettini, ricariche delle poste pay, ricariche PayPal, facciamo anche servizio in parte di bonifici bancari, per cui ecco, oltre che da tabaccheria fungiamo anche da ufficio postale. Benissimo, allora che cosa aspettate amici? Fate come me, venite a trovare il nostro amico, perché fondamentalmente è l'amico di tutti, Enrico. Enrico lo trovate in tabaccheria allo Zodiaco, strada Ponte Doddi 239-241 a San Marco, Perugia, telefono e fax 075 43 62 6. Ciao amici, noi vi aspettiamo. Ciao. Qua in tabaccheria, eh? Nel cuore verde dell'Umbria, al centro dell'ideale triangolo composto dalle direttrici che congiungono Todi, Terni e Amelia, sorge il comune di Avigliano Umbro, un territorio articolato in 5 antiche borgate, il capoluogo abbarbicato sul colle di San Rocco e le sue 4 frazioni: Santa Restituta, Tuscolano, Duna Robba e Sismano. Nel bellissimo comune di Avigliano Umbro Terni, dal 12 novembre 2017 al 24 febbraio 2018, festa della musica con tanti concerti legati alla musica colta e ricercata, anche con alcune creazioni che spaziano sui vari campi. Festa della musica da Avigliano Umbro Terni, dal 12 novembre 2017 al 24 febbraio 2018. L'Umbria Verde di Giada, ogni settimana in onda su TRG, Teleradio Gubbio, canale 11 del Digitale Terrestre. La puntata verrà trasmessa il venerdì alle ore 22, il sabato alle ore 18 e la domenica alle ore 10.30. Potrete rivedere ogni puntata in rete, l'Umbria Verde di Giada News, sul canale YouTube. Grazie e arrivederci!